arrestato il noto imprenditore Nicola Lombardo. Test sierologici gratuiti a Sedilo. Presentato il contratto di Costa Maristanis. Ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale Oristanese. Sono 3.471 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 66 nuovi casi, 33 rilevati attraverso attività di screening e 33 da sospetto diagnostico. Le vittime sono in tutto 148. In totale sono stati eseguiti 178.154 tamponi, con un incremento di 2.325 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 112 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, con un più 12 rispetto al dato di ieri, mentre sono 18, 3 in meno rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.632. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.561 pazienti guariti. Sul territorio, dei 3.471 casi positivi complessivamente accertati, 264 sono a Oristano, con un più 22 rispetto al dato registrato ieri. Cambiamo argomento. Associazione a delinquere per reati finanziari. Questa è l'accusa con cui è stato arrestato la scorsa notte un imprenditore 41enne, Nicola Lombardo, di origini calabresi, residente da anni a Oristano, dalla polizia e dai finanzieri. Maggiori dettagli nel servizio. Sentiamo. Molto conosciuto in città per aver aperto e chiuso diverse attività commerciali, la notte scorsa la Polizia di Stato di Oristano, congiuntamente al personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha arrestato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, LN, 41 anni, imprenditore di origini calabresi, da tempo residente a Oristano. All'uomo sono stati contestati reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura finanziaria. Lo stesso, infatti, mediante prestanome aveva aperto alcune società che producevano fatture fasulle e altre carte contabili finalizzate a frodare ed eludere il fisco. L'operazione, fanno sapere dalla Questura, si inserisce nel contesto di una più ampia operazione delle forze dell'ordine, che ha visto coinvolti oltre 250 operatori della Polizia e della Guardia di Finanza, i quali hanno dato esecuzione in tutta Italia a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali per circa complessivi 24 milioni di euro emesse dal GIP del Tribunale Reggiano. Torniamo all'emergenza sanitaria, perché anche Sola Russa registra il primo caso di positività al Covid. Manca ancora la comunicazione ufficiale e formale da parte dell'ATS, che è un aspetto preoccupante, dice il sindaco Mario Tendas, perché evidenzia la difficoltà con le quali dobbiamo misurarci, dice. Il primo cittadino afferma di aver parlato telefonicamente con il diretto interessato, che gli ha appunto confermato la sua positività. Fortunatamente sta bene, dice, non ha alcun sintomo, non ha febbre ed è in isolamento nella propria abitazione. Tenuto conto che si tratta di un asintomatico, è stato possibile rintracciarlo perché a sua volta ha avuto contatti con un altro positivo. Martedì dovrebbe ripetere il tampone. E intanto sabato 26 settembre si terranno a Sedilo i test sierologici gratuiti e su base volontaria a bambini, ragazzi e ragazzi che frequentano le scuole. Sentiamo il servizio. Sabato 26 settembre i bambini e i ragazzi di Sedilo, allievi delle scuole cittadine, avranno la possibilità di sottoporsi a test sierologico gratuito prima di iniziare l'anno scolastico, in modo da arrivare al primo giorno di scuola in modo sereno. L'adesione al test è volontaria, consigliata, ma non obbligatoria, hanno fatto sapere dal comune. Sia i bambini che i ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore, al quale verrà richiesta la sottoscrizione del proprio consenso prima del test. Il primo cittadino, Salvatore Pes, ha ringraziato il servizio di igiene pubblica ASL Oristano, l'associazione Avis di Sedilo e il gruppo comunale di protezione civile per la collaborazione. I test saranno effettuati a partire dalle 8.30 presso i locali del Sabrima e Ighina. I bambini delle scuole dell'infanzia paritarie dovranno presentarsi dalle 8.30 alle 9.30, quelli dell'infanzia statale dalle 9.30 alle 10.30, poi toccherà le tre classi della scuola primaria dalle 10.30 alle 11.30 e si andrà avanti con le quarte e le quinte dalle 11.30 alle 12. Gli ultimi saranno gli allievi della scuola secondaria di primo grado, che potranno sottoporsi al test dalle 12 alle 13.
Intanto si sono aggravate le condizioni del parroco di Sedilo, Don Battista Mongili, contagiato dal Covid nei giorni scorsi. Il sacerdote è stato trasferito nell'unità intensiva dell'ospedale San Francesco di Nuoro. E nonostante le limitazioni, intanto l'anno scolastico è ormai partito ufficialmente. Vediamo. Scuola nuovamente a tempo pieno, nonostante limitazioni, doppi turni, ingressi sfalsati, distanze nelle classi e buona parte in apprensione per il persistere dei focolai del Covid-19 che non accenna a diminuire. Che si sia tornati ad una quasi normalità, la si desume dalla presenza del numero delle auto in sosta appartenenti al personale docente tecnico e amministrativo, in forza per esempio presso l'Istituto Tecnico Sergio Azzeni nella via Carboni, subito dopo i palazzi della provincia, scuola che ospita un migliaio di ragazzi, segno che il riavvio dell'anno, pur con difficoltà e timori, è stato avviato anche se da più parti vengono segnalate lacune e disfunzioni tipico nell'avvio di un anno scolastico, ma aggravate dalle misure di prevenzione sanitaria che sono state messe in atto. In questa fase ai docenti è anche affidato il compito di dialogare con gli studenti sui pericoli dell'epidemia in corso e consigliare loro l'adozione di misure precauzionali come mascherine e distanziamenti, cosa che all'uscita dalle lezioni sono un esempio quasi raro, con i ragazzi raggruppati, privi di protezioni, sorridenti e in festa. Forse sarà meglio così. Trasporto pubblico, capienza ridotta. L'ARST lascia studenti a terra. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa. Sentiamo. Il numero delle corse non subisce mutamenti, la capienza dei mezzi invece è ridotta del 20%. È davvero questa la migliore soluzione possibile? Quanti saranno gli studenti sardi che non troveranno posto sui pullman e che saranno costretti a rinunciare alle lezioni? A dichiararlo è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa, che ha così replicato alla nota in cui l'ARST informa che il numero delle corse resterà invariato e che la capienza sarà ridotta all'80%. Garantire il diritto allo studio vuol dire anche garantire a tutti gli alunni il servizio di trasporto pubblico per poter raggiungere la scuola, ha aggiunto il consigliere Pentastellato. E penso soprattutto alle tante realtà sarde che distano decine di chilometri dagli istituti superiori. Nella nostra regione il tasso di dispersione scolastica sfiora il 23%, mentre a livello nazionale raggiunge il 14%. La giunta Solinas si attivi subito per bloccare i disagi sul nascere, ha concluso Ciusa. È stato presentato questa mattina a Cagliari il contratto di Costa Maristanis. Sentiamo i dettagli. Una maggiore tutela e gestione del sistema di zone umide, in particolare per la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio del Golfo di Oristano, è l'obiettivo del contratto di Costa presentato oggi a Cagliari nell'ambito del progetto Maristanis. 11 i comuni coinvolti: Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Nuraghi e Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta e Terralba. La regione Sardegna intende promuovere l'uso sostenibile delle risorse costiere e la sensibilizzazione dei cittadini su valore, conservazione e tutela delle coste, ha detto l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Grazie al contratto si potranno promuovere politiche di sostenibilità ambientale compatibili con quelle di sviluppo di quel territorio, continua l'assessore Lampis. Fornire soluzioni concrete per l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la gestione e conservazione degli ecosistemi marino-costieri e realizzare un modello di sviluppo economico-sociale innovativo, basato sulla tutela delle risorse ambientali e la promozione di buone pratiche di green e blue economy, che già si stanno sperimentando nel Golfo di Oristano per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il coinvolgimento dei soggetti privati, imprenditoriali, è importante anche per la realizzazione di un marchio che contraddistingua le produzioni tipiche del territorio, da quelle ittiche a quelle agroalimentari. Tra le azioni previste, ha concluso l'esponente della giunta Solinas, anche quella di creare il primo golfo regionale plastic free che, attraverso il mancato utilizzo della plastica monouso, contribuisca a combattere l'inquinamento delle nostre acque. Sciopero a oltranza da parte dei lavoratori ex Aras di Nuraghe Nieddu. Vediamo.
Si inasprisce l'avvertenza dei lavoratori ex Aras che nel piazzale del centro analisi di Nuraghe Nieddu, in località Palloni, hanno manifestato con un sit-in per chiedere ancora una volta l'applicazione della legge regionale che prevede il loro trasferimento all'agenzia Lahore, misura fattibile in quanto da tempo la Regione Sarda, attraverso la sua agenzia, assicura le spese di funzionamento del centro e quelle del personale. Ma nonostante questo, la struttura è finita in amministrazione controllata da tre commissari a seguito di una gestione che si è rilevata fallimentare. I libri contabili sono finiti in tribunale e tutto il personale ha ricevuto una lettera di licenziamento al 31 dicembre 2020. I tempi stringono e i lavoratori hanno deciso di intensificare la pressione nei confronti del presidente Christian Solinas con postazioni di protesta installate di fronte a Villa Devoto e del Consiglio regionale. Intanto Francesco Agus, presidente del gruppo progressisti del Consiglio regionale, per discutere l'avvertenza Aras ha chiesto la convocazione delle commissioni autonomia e attività produttive. Il servizio di psicologia ATS ASL Oristano rilancia la linea telefonica dedicata all'emergenza Covid-19. Sentiamo il perché nel servizio. Non vi è salute se non c'è salute mentale, è il monito lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dello stesso parere è l'ASL Oristano, che ha scelto di riattivare la linea telefonica dedicata all'emergenza Covid-19. L'obiettivo primario è fornire un supporto psicologico ai soggetti che si trovano in isolamento o in quarantena a causa del nuovo coronavirus, agli operatori sanitari in prima linea nella diagnosi e nel contrasto alla patologia e a tutte le persone che, più in generale, vivono con forte angoscia le incertezze legate all'attuale situazione sanitaria ed economica. Istituita lo scorso 17 marzo durante la fase 1 della pandemia, l'importante attività aveva subito una battuta d'arresto spontanea, data dalla diminuzione del numero dei casi di coronavirus nell'isola e in particolare nella provincia di Oristano. Oggi, con l'aumento del numero di soggetti in quarantena o in isolamento domiciliare nel territorio, l'assistenza psicologica torna ad essere un'aleata. Sarà dunque possibile contattare il servizio chiamando al numero 349-785-8690, attivo ogni martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. E ci comunicano dalla ASL che il numero corretto per contattare i professionisti per una consulenza psicologica per l'emergenza Covid non è quello che avete sentito nel servizio, bensì il 349-77-58-690, attivo, come avete sentito, ogni martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. E sabato 26 settembre a San Veromilis, per le giornate europee del patrimonio, visita guidata alle chiese e alla mostra etnografica L'arte dell'intreccio, allestita presso il centro visite Casa Ramsar, con partenza dalla chiesa di Santa Sofia alle ore 17. Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni anti-Covid. In caso di maltempo, la manifestazione sarà sospesa. E questa sera a Cabras si è tenuta la tappa del progetto itinerante Mamme fuori mercato sul tema donne, maternità e lavoro. Sentiamo il nostro servizio. È giunto anche a Cabras il progetto itinerante Mamme fuori mercato, sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, patrocinato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e promosso dall'Associazione Culturale Janas. Si tratta di un tour di eventi che, dopo aver sostato in altre 40 città d'Italia, per la terza volta ritorna in Sardegna, coinvolgendo due centri antiviolenza, una consigliera di parità e una università. Il progetto nasce dall'ingegno della regista Gambioli, che in seguito alla produzione del film intitolato proprio Mamme fuori mercato ha dato vita a un innovativo sistema di sensibilizzazione che fonde lo spirito del cinema sociale con l'impegno civile. Viviamo in una società che purtroppo è ancora pregna di stereotipi e senza un'adeguata sensibilizzazione le cose non potranno cambiare, dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità di Cabras, Laura Celletti. I dati ufficiali ci dicono che in Sardegna il tasso di occupazione delle donne è molto basso rispetto alla media europea e che ogni settore risulta fortemente rappresentato più dagli uomini che dalle donne. Abbiamo fortemente voluto l'evento nel nostro paese, che è simbolo di grande partecipazione politica femminile, avendo un
un consiglio comunale composto da 8 consiglieri uomini e 8 consigliere donne, ha dichiarato il sindaco Andrea Avis. Hanno partecipato alla serata anche Natalia De Plano, avvocata civilista, Maria Ovinu, consigliera di parità della provincia di Oristano, Stefania Carletti, consigliera di parità della provincia di Oristano negli anni 2015-2020, Sara Meli, consigliera di parità supplente della provincia di Oristano, Fenisia Erdas, componente della Commissione regionale delle pari opportunità, Maria De Logu, insegnante e presidente dell'Associazione Comunque Donne. L'assessorato alla cultura del Comune di Cabras dà il via alla rassegna letteraria Sentieri d'Autunno. Il primo appuntamento, previsto per venerdì 25 settembre alle ore 18 al centro polivalente di Via Tarros, accoglierà il giornalista Antoni Muroni con il libro 25 anni. Dialogherà con l'autore, il giornalista e avvocato Jimmy Spiga. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento.